Sai, sono qui per un altro video, un video vlog con qualche aggiornamento, ovvero nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'ultimo pacco dove mi sono tra virgolette attrezzata per fare magari qualche video migliore, magari anche qualche video ricetta, se riuscirò ovviamente a farla quando sarò da sola, e magari anche qualche ripresa in giro un po' per mia città, una cosa del genere. E mi sono anche attrezzata a avere un qualcosa che mi aiuti a fare ad avere una luce migliore durante le live. Altro piccolo aggiornamento, come vedete, il colore della Crazy Color ad oggi, che è il 16 luglio, dopo 19 giorni che mi sono fatta la tinta al 27 di giugno, sta perdendo colore, sta scemando e come vedete la tinta dura 20 giorni e più se come me vi lavate i capelli ogni 2 giorni, ovvero al terzo giorno ve li lavate. Però se avete l'abitudine di lavarvi i capelli tutti i giorni, ovviamente la tinta scolorerà molto prima. Quindi vi consiglio, bene o male, ogni 2, massimo al terzo giorno, di lavarvi i capelli, così la tinta ve la godrete tra virgolette di più rispetto al periodo che vi lavate tutti i giorni i capelli, ma solo per il fatto che se, anche se la Crazy Color come colorazione, come costo, costa 10 euro, però un conto è spendere 10 euro una volta tra virgolette ogni 20 al mese, un conto è spenderli ogni quanto 15 giorni, quindi teoricamente almeno per me, per come sono fatta io, anche se mi dura un mese la tinta, mi sono fatta la tinta, ho speso 10 euro e mi dura. Mi piace molto come colorazione. Vi vorrei chiedere un consiglio. Io nel video scorso, quello dedicato ai Guns N' Roses, ovvero alla sono andata alla centrale, ovvero la centrale Imola, è conosciuta anche come Imola Summer Fest, ovvero viene chiamata la centrale in quanto l'evento si svolge presso il parco La Centrale dell'Era qui a Imola. È una sorta di festival, neanche festival, ma una festa che dura 18 giorni e apre verso le 18 e finisce verso mezzanotte circa, e ogni giornata ha un evento diverso. E quando ci sono andata c'erano i Guns Celebration, ovvero una band tributo dei Guns N' Roses, e mi hanno qui su YouTube dato una violazione di copyright. Se mi sapete dire più o meno come fare per togliere questa violazione, in quanto è vero che le canzoni sono dei Guns N' Roses, però vengono tra virgolette cantate dai Guns Celebration, quindi teoricamente non penso di aver violato qualche normativa di YouTube. Se mi sapete dire se per caso l'ho violato o meno, e se è possibile togliere questa violazione di copyright dal mio video, magari vi ringrazio tantissimo. Vi ringrazio per tutti quelli che si iscrivono al mio canale. Sono a quasi alla soglia dei 250 iscritti, me ne mancano ancora 3 o 4 per arrivare a 250. Spero
arrivare alla fine dell'anno, arrivare a 1000 iscritti. So che sarà, tra virgolette, una cosa impossibile, però mi piacerebbe molto arrivarci, in quanto nel giro di poco tempo sono riuscita ad aumentare così tanto di iscritti che mi piacerebbe magari arrivare anche alla fine dell'anno a 1000 iscritti. Magari vi posso in qualche modo riammodernare, tra virgolette, riammodernare il canale, magari con altri video. Magari video che vi possono piacere, ditemi, tra virgolette, cosa vi piacerebbe vedere sul mio canale, cosa vi interesserebbe magari che facessi. Comunque qualche altro video tutorial lo realizzerò, però non vi svelo tutto in quanto sto aspettando alcuni materiali che mi aiuteranno a migliorare, tra virgolette, la qualità dei video. E con questo è tutto. Ciao.